Metal 2000, infissi in legno, alluminio, infissi in taglio termico, infissi in PVC e persiane in alluminio e in acciaio zingato verniciato, vasta gamma di colori, preventivi gratuiti. Diciamo che quando è entrato Russotto, comunque sia, abbiamo spostato Mazza a centrocampo, siamo rimasti sempre 4-2-3, poi c'è stato il momento in cui dovevamo rischiare un qualcosa in più per cercare di recuperare la partita, e allora ho voluto mettere Mazza dietro a Bruno, l'attaccante, per cercare di dare più fantasia, per cercare di trovare lo spunto. Un paio di volte ci siamo riusciti, è mancata magari la giocata importante, però quello che mi interessava a me era soprattutto il fatto dell'approccio alla partita contro un'ottima squadra. Non dimentichiamo che comunque sì, abbiamo giocato contro una squadra di livello importante. E credo di aver avuto delle risposte sotto il profilo sia tattico che anche caratteriale, per cui questa è una squadra che comunque sia è scesa aggressiva, è andata alla ricerca di tutti i palloni. C'è da dire che ci siamo fatti 3 gol da soli, questo ci sta, perché comunque sia quando giochi anche con i giovani questo purtroppo lo devi mettere in preventivo, però tutti hanno fatto bene, hanno dato il massimo, sono usciti con la maglietta sudata. Forse abbiamo anche messo un po' paura alla testina, perché sul 2-1 secondo me potevamo fare un qualcosa in più. Sono soddisfatto. Allora, prima volevo dire una cosa per la città di Cava, perché ho visto uno striscione bellissimo. Fra l'altro io ho vissuto a Cava un anno quando giocavo a Torre del Greco e sono stato benissimo, ho conosciuto persone stupende, quindi fa onore alla città di Cava quello che hanno fatto qua. Poi sono venuti in tanti da lì, quindi hanno dimostrato l'ennesima volta l'attaccamento della squadra. Detto questo, sono contento sicuramente della nostra partita. Ci sono delle robine ovviamente che sono da sistemare, però si vede che è già un anno che si lavora assieme, insomma, quindi molte cose positive, perché altre ovviamente, data anche la condizione non perfetta di giocatori, ma è normale, tante robe da sistemare, insomma.